Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Poco fa un nuovo attacco è arrivato via Telegram da Maria Zakharova, dalla portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che la Commissione sta studiando la possibilità di introdurre un tetto del gas, teme che l'Unione europea diventi un cliente poco competitivo e il gas vada in altre regioni. Non solo il gas andrà in altre regioni, ma anche soldi, tecnologia e opportunità, perché tutti sono stanchi delle stranezze europee negli stessi momenti in cui Putin da Vladivostok annunciava un interscambio aumentato con la Cina di 200 miliardi. E allora le chiedo, Tabacci, a cosa stiamo assistendo? Perché c'è un tema, sicuramente i russi sono preoccupati, se non fossero preoccupati non infilerebbero. Sono un po' disperati, dire che sono preoccupati disperati. È poco, perché messaggi di questa natura non lasciano intendere una preoccupazione. Tra l'altro c'è un dato che forse non viene mai considerato, che questi rapporti con la Cina si riferiscono poi a 16,5 miliardi di metri cubi esportati in Cina. Ma quelli esportati in Europa sono 170 miliardi di metri cubi. Allora, vuol quindi dire se che non li esporti un problemino ce l'hai. Se non vogliono fare come hanno fatto in Finlandia in questi giorni, cioè bruciare il gas, perché il gas non lo si può rimettere dentro. Quindi loro hanno il problema, questo gas, di venderlo. Non è che non ce l'hanno questo problema. No, sa perché dicevo sono preoccupati e non disperati? Perché nel frattempo, oggi leggo dal Sole 24 Ore in prima pagina, primo semestre, export di gas, petrolio, carbone verso l'Unione Europea, che siamo sempre noi, ha fruttato alla Russia qualcosa come 85 miliardi di euro di entrate. Sì, sono diminuite le quantità, ma sono aumentati i prezzi, questo lo sappiamo. Mi sembrano disperati. Questo è legato proprio. No, ma sono disperati per i grandi numeri, perché se l'Europa, come io credo, deve comunque sottrarsi al predominio russo, deve sottrarsi all'egemonia russa, e lo dovrà fare. Lo dovrà fare non solo perché la Germania è in prima fila sul punto, per ragioni oggettive, perché noi la dipendenza dalla Russia l'abbiamo ridotta dal 40% al 22% ad oggi, e penso che si scenderà rapidamente. In più abbiamo utilizzato le importazioni per aumentare le nostre riserve, e quindi ci siamo preparati a quello che accadrà. Ora, se tra qualche giorno, già venerdì, c'è una prima riprova, perché tutto origina dal TTF, che è il meccanismo della borsa olandese, dove Putin, con anticipo rispetto alla guerra in Ucraina, si era già preparato a fare un'operazione sugli spot, cioè sulla riduzione di forniture spot, in maniera che ci fosse un'esaltazione dei prezzi. E i prezzi sono decuplicati nell'arco dei mesi che vanno da settembre 2021 ad oggi. Ora, l'Europa deve mettere un price cap, un prezzo al tetto del gas, a livello europeo. A quel punto... Sì, ci spiegavano dalla borsa, appunto, chi opera in quella borsa, due giorni fa ci siamo occupati di questo, perché appunto cerchiamo di capire come funzionano le cose, loro ci spiegavano, il tetto al prezzo del gas è una parte di un rimedio, ma non è il rimedio. Certamente, perché ovviamente ci saranno quelli che non si adeguano al tetto del prezzo. No, poi bisogna disaccoppiare il prezzo gas e del l'energia. Gas rispetto all'elettricità. Perché, cioè, diciamo, anche perché, lì c'è un tema. Perché, scusi, non tutta l'elettricità viene prodotta dal gas. Certo. E perché deve essere il picco del gas? Perché invece di giocare a scacchi come si deve con i campioni russi, stiamo giocando con delle regole che conoscono anche per i bambini. Queste regole non stanno più in piedi, quindi non funzionano più, ed è il momento di intervenire. Secondo me l'Europa è arrivata al punto che allora, non può non cambiarle. Il dubbio che ho io...